Cari amici, ciao a tutti e un ben trovati dopo la pausa estiva. Sarà questa una puntata densa di avvenimenti, soprattutto a livello internazionale. Abbiamo avuto tre mondiali, i diversamente abili, i master e le donne, che ci hanno dato grandi soddisfazioni, ma anche qualche delusione. Poi ci sono due mondiali in corso, mentre stiamo registrando, il Canada Natante in Francia e il Long Casting in Grecia, dal quale sono già arrivate le prime medaglie. E poi vedremo un ampio servizio sul campionato italiano drifting e sui trofei eccellenza nord e centro di pesca al colpo. Un bel filmato con catture spettacolari sul carp fishing da Pietrafitta e la presentazione della prima riserva di pesca convenzionata in mare dalla FIPSAS. Apriamo dunque il nostro TG con delle grandi notizie provenienti dal Portogallo, dove la FIPSAS aveva allestito una onerosa spedizione per affrontare il doppio impegno del campionato mondiale Master, gli over 60 e diversamente abili, dalla quale torniamo a casa con quattro medaglie. Ma andiamo con ordine. La squadra Master agiva sul Rio Mondego a Penacova, un campo di gara molto bello, ma estremamente difficile per i nostri, che comunque con grande applicazione in allenamento, seguiti ed indirizzati dal tecnico Massimo Ardenti, sono riusciti a capire come dovevano essere pescate queste bogas, che sono le nostre lasche, pesci con i quali ormai da anni noi non abbiamo più a che fare. Nella prima prova i nostri hanno impattato con gli avversari di sempre, inglesi, e con settori da 7 finiscono a 11, con primo di Bagarello, secondi di Bazza e Pagliari e sesto di Torri. In gara 2 i nostri avversari hanno pescato l'ultimo del campo di gara con Joe Roberts, che poi ha vinto anche il titolo individuale, e questo ha fatto la differenza, in quanto perdiamo per una sola penalità, 11 a 12, e dobbiamo accontentarci di un bellissimo argento che comunque sa anche un po' di beffa. A livello individuale, grande prova di Bagarello che finisce sul terzo gradino del podio, ma bene anche tutti gli altri, con soddisfazione per la spedizione azzurra capitanata da Amilcare Tanzi. Per quanto riguarda i diversamente abili, che pescavano sempre sul Mondego, ma a Coimbra, la nostra formazione, agli ordini del CT Alberto Neri con Franco Bisi, era composta dal campione italiano Giovanni Bottazzi, dal leader del rendimento Alfredo Granaglia, da Luca Cipollini e Fabio Coscia, con Fernando Landonio in veste di dirigente accompagnatore. Anche loro alle prese con le bogas. Nella prima giornata sono stati protagonisti di una gara eccezionale, chiudendo con 9 penalità, con due primi di settore di Giovanni Bottazzi, che ha fatto l'assoluto, e di Granaglia, subito dietro al Portogallo, padrone di casa, che ha concluso a 8. La seconda gara è andata un po' meno bene e gli azzurri, che chiudono con 14 penalità, subiscono la rimonta dei forti tedeschi, che per un solo punto ci hanno portato via il secondo gradino del podio. Una bellissima soddisfazione comunque per gli azzurri, impreziosita da una medaglia d'argento individuale di Bottazzi e del suo assistente Marco Mazzetti alle spalle del fortissimo portoghese Jorge Marques. Le cose sono andate meno bene con la nazionale femminile, che era impegnata in Olanda nel mondiale di categoria. Le azzurre di Giampiero Barbetta con Gino Grigoli e con Fausto Bonazzi come capodelegazione non sono riuscite a salire sul podio, e questo è un evento rarissimo, è successo soltanto con questa 3 volte nelle 19 edizioni fin qui disputate del Mondiale. Non mancano però le attenuanti per il quinto posto conseguito da Milena Camporesi, Simona Pollastri, Silvina Turrini, Claudia Marchiodi e Veronica Viscilia, con Franca Tagliaferri come riserva. Non è stato possibile praticamente provare il campo di gara, il canale Van Haringsma Canal, nel quale durante la settimana passano continuamente grosse chiatte, come vediamo in questa foto, che sconquassano il letto del fiume, intorbidiscono le acque, scacciando il pesce e vanificando quindi ogni azione di richiamo. Il titolo è andato alla Repubblica Ceca, che con una pesca alle grosse brem, con poche catture, ha dominato anche il podio individuale. Con questa pesca, pensate, è venuto fuori anche la nazionale sudafricana, che si piazza al secondo posto, precedendo a sorpresa l'Olanda, grande favorita. Ci possiamo consolare col fatto che l'Italia, con 29 medaglie complessive, è la più forte nell'albo d'oro di questa manifestazione.
Nella Fiuma a Boretto si è concluso con le ultime due prove il trofeo Eccellenza Nord di pesca al colpo, con il grande sprint finale tra l'Oltrarno e la Lenza Emiliana. È toccato alla Fiuma a Boretto, nel tratto denominato Mandria, chiudere il trofeo Eccellenza Nord di pesca al colpo con le ultime due gare nel primo fine settimana di settembre. Come al solito, gran duello fra le rivali di sempre, la Lenza Emiliana Tubertini di Bologna e l'Oltrarno Colmice di Firenze. I bolognesi si presentavano con un vantaggio di 8 punti, ma nella gara del sabato, vinta da un'ottima Lenza Parmense Maver B con 8 punti, essi chiudevano clamorosamente con 22 penalità contro le 10 dei fiorentini, e quindi la situazione si ribaltava, anche se il mezzo scarto concedeva ancora un punto di vantaggio a Gabba & Company. Le ultime tre ore, caratterizzate da un tempo coperto ed un canale che si prevedeva molto pescoso, presentavano le caratteristiche della più classica delle sfide, con quattro nazionali per parte: Gabba, Prandi, Ballabeni e Carraro per la Lenza Emiliana, Falsini, Frigeri, Fini e Premoli per l'Oltrarno. Intanto la Fiuma manteneva le aspettative e confermava la notevole pescosità del giorno precedente, con una gara peraltro difficile da interpretare, vista la mutevolezza delle condizioni del canale reggiano, che cambia spesso livello e velocità, costringendo i garisti ad un continuo monitoraggio e ai conseguenti cambi di impostazione. Erano i carassi a farla da padrone, soggetti da un etto e mezzo di media, con punte più elevate fino ai 4 etti mezzo chilo. Non sono mancati però i jolly, costituiti da qualche bella brema e soprattutto da alcune carpe, che sono risultate spesso determinanti ai fini del risultato. Qui ne vediamo una catturata dal giovane montecatinese Giusti. Man mano che il tempo scorreva, è apparso chiaro che i garisti dell'Oltrarno Colmice erano in pesca, mantenendosi tutti in lotta per le prime posizioni del settore, mentre d'altro canto il team di Tubertini continuava ad accusare quelle difficoltà che aveva avuto nella gara del sabato. Un brutto fine settimana soprattutto per Simone Carraro, che non riusciva a schiodarsi dalle posizioni di rincalzo. Mentre lo stesso Ferruccio Gabba ed anche Umberto Ballabeni non sembravano trovare continuità nelle abboccate. Sicuramente era Giuliano Prandi il più in palla fra gli emiliani, e non a caso ha conquistato anche il titolo individuale del Pianeta Master in uno scontro diretto con il giovane padovano Matteo Crepaldi, che aveva nel suo stesso settore, ed a distanza con Francesco Reverberi dell'Oltrarno B, che a sua volta stava lottando nelle prime posizioni. Fiorentini rispondevano invece con uno strepitoso Stefano Premoli, che alla fine farà l'assoluto di giornata con 9.580 punti dopo una bella lotta con il torinese Pavan della Castelmaggiore Idra, e con Rodolfo Frigeri, come sempre tranquillo ed efficace, che alla fine chiude con un secondo, cedendo di poco a Giancarlo Armiraglio e finendo terzo nella classifica individuale. Un po' più in difficoltà Fini e Falsini, che però concluderanno rispettivamente al quarto e quinto posto, contribuendo alle 12 penalità dell'Oltrarno nell'ultima prova. Mentre i fiorentini si avviavano dunque alla conquista dell'eccellenza davanti alla loro rivale storica, si sviluppava la lotta per il terzo gradino del podio, l'unico obiettivo possibile per le cosiddette squadre degli umani. E qui a prevalere è la giovane formazione della Lenza Aglianese Maver, che vanta due primi di settore con Valerio Dassi e Jonathan Benelli, che precede l'amo sant'arcangiolese Colmich, qui vediamo Ercole Bologna che fa il terzo, e la Lenza Parmense Maver in lizza con entrambe le squadre, qui inquadrato il giovane Simone Donetti della formazione B. Bene anche i Longobardi Milo, terzi nella gara del sabato e settimi nella classifica finale. A fine gara Ferruccio Gabba non nasconde la sua delusione. Ah,
noi abbiamo sbagliato completamente tutte e due le gare. Evidentemente il fuil ha alterato completamente la pesca, perché oggi i pesci mangiavano a buttare la terra il fuil e innescare il verme, mentre noi abbiamo dato molta più fiducia ai bighettini incollati, soprattutto ieri. Jacopo Falzini è contento per il successo di squadra, ma non soddisfatto delle proprie prestazioni. In Fiuma Alessio Minella ha sempre fatto bene, è sempre stato il suo campo di gara, c'è Ferruccio, Giuliano, abitano qui, insomma, poi sono bravi, sono veramente bravi. E non pensavo di poterli rimontare. Invece probabilmente come ho fatto io, perché io comunque ho fatto due gare non bene, anzi ho fatte piuttosto bruttine. È un campo di gara e se sbagli appena l'impostazione poi la paghi. Ed eccoci dunque al podio con l'aglianese Maver sul terzo gradino, la Lenza Emiliana Tubertini sul secondo e l'Oltrarno Kolmic che per il secondo anno consecutivo vince l'Eccellenza Nord. Soddisfazione anche per l'Amo Sant'Arcangiolese Kolmic, quarta, e per la Parmense Maver, che piazza le sue formazioni al quinto e sesto posto. Il trofeo Eccellenza Centro si è concluso con le ultime due prove svoltesi nel Tevere a Monte Molino, lo stesso campo di gara che ospiterà per la prima volta il campionato italiano individuale. Il fiume era molto torbido ed era praticamente un suicidio tentare la pesca con le canne lunghe al pesce d'Italia. Così la maggior parte dei garisti ha impostato la pesca sull'alburella nel sottoriva, con l'unica eccezione quella dell'Aquafans Team Sensas Alcedo, che ha puntato con un certo coraggio su una pesca più lunga, 4-5 metri, condotta a galla, con bigattini sfusi, niente meno che al Gardon. E in effetti è stata la scelta giusta, perché Corsi, Pauselli, Torelli e Pescari, il quale tra l'altro ha conquistato la classifica individuale del Pianeta Master, hanno vinto alla grande con 7 penalità, andando addirittura a fare da terzo incomodo nella lotta per il titolo, che vedeva impegnate la Blue River Tubertini e la Golden Fish Tubertini, che entrambi hanno fatto male con 22 e 25 penalità. Alla fine i Ternani della Blue River hanno mantenuto la prima posizione e vincono per 3 lunghezze sull'Aqua Fans, mentre la Golden Fish mantiene la terza piazza contenendo la rimonta dell'Aspes Kolmic, che comunque conquista l'ultimo posto utile per le finali del campionato italiano. Il fiume Bidente ha ospitato il campionato italiano della specialità pesca in fiume, che si è svolto in due prove il 25 ed il 26 di agosto e che, come al solito, è stato partecipato in maniera pressoché esclusiva da pescatori romagnoli, tanto che in pratica si potrebbe parlare di un campionato della provincia di Forlì-Cesena. Il titolo è stato conquistato da Roberto Righini della Lenza Forlivese Artico, che a pari penalità, entrambi con 2 primi, ha battuto Enrico Strada delle Aquile Kolmic per il miglior peso. Terzo Widmer Furgani, anche lui della Lenza Forlivese. E parliamo ora di Big Game, la Formula 1 del mare, con la disputa del 28esimo campionato italiano di drifting, che si è svolto in Adriatico a San Benedetto del Tronto, regalando emozioni a non finire con un centinaio di tonni allamati e rilasciati nelle due manche di gara. Vediamo il servizio. Il Circolo Nautico San Benedettese ha organizzato la 28esima edizione del campionato italiano drifting. 28 gli equipaggi partecipanti provenienti dal campionato italiano 2011 e dai campionati provinciali. Nelle immagini vediamo le imbarcazioni che si preparano alla partenza della seconda e decisiva manche per la assegnazione del titolo. Ogni equipaggio è composto da 3 a 4 concorrenti, dei quali uno si aggrega ad un'altra imbarcazione con funzioni di ispettore. Vengono curati nei dettagli l'imbarco delle esche e pasture,
per un quantitativo massimo di 65 kg, l'abbinamento dei mulinelli alle canne, imbarcabili in numero massimo di 5, con un utilizzo contemporaneo limitato a 4. Esistono due classi di libraggio che poi hanno ripercussione sul punteggio delle catture, da 30 libbre e da 50 libbre. Finalmente viene dato il via alla gara, per la quale è stabilita una durata di ben 7 ore. Il mare è buono e le imbarcazioni galoppano rapidamente sul campo di gara, ubicato a 15 miglia dalla costa su un fondale di circa 100 metri, notoriamente ricco di tonno rosso. Arrivati sul posto, si procede al brumeggio mediante il graduale rilascio della pastura, di solito sarde, creando un'invitante scia che dovrebbe allettare l'appetito dei tunnidi. In effetti, il campionato è stato davvero un gran successo se si pensa che nelle due giornate di gara sono stati allamati quasi un centinaio di tonni, nessuno dei quali è stato portato a bordo perché il regolamento prevedeva il rilascio del pesce. Questo comporta un impegnativo meccanismo di misurazione della lunghezza della preda mediante l'applicazione sul terminale di lenza di un'asta fornita dall'organizzazione che viene fatta scivolare lungo il fianco del pesce e che, mediante delle fasce colorate, permette di stabilire con approssimazione minima la misura del pesce stesso e la sua appartenenza ad una classe convenzionale di peso. Il peso viene poi diviso per il carico di rottura effettivo usato ed il tutto moltiplicato per il coefficiente della specie ittica di appartenenza. Nel caso di allamata di uno squalo, poi, a questo deve essere applicato un tag secondo la procedura prevista dallo Shark Life e verrà assegnato un punteggio forfettario a seconda della specie, in quanto la procedura di misurazione con l'asta colorata, nel caso degli squali, potrebbe presentare delle difficoltà. Tutta questa procedura articolata, complessa e necessariamente anche un po' approssimativa, che deve essere obbligatoriamente filmata e documentata con una videocamera dall'equipaggio, serve unicamente a consentire la pratica della pesca agonistica con il rilascio del pesce, senza quindi alcun danno alla preziosa fauna ittica del Mare Nostrum. Le nostre immagini documentano alcune delle spettacolari catture, o per meglio dire delle allamate, effettuate da equipaggi in gara con notevole impegno anche fisico da parte dei pescatori. La prima manche aveva visto il successo dell'equipaggio dell'Asso Nautica Artico di Ancona, composto da Corneli, Masi, Serretti e Gherardi, con quasi 2000 punti. Ma nella seconda giornata sono venuti fuori alla grande gli anglers di Big Game Ancona 1, che con due belle catture unite a quelle della prima prova hanno totalizzato il maggior punteggio assoluto con 4.155 punti. E così il titolo 2012 se lo sono aggiudicati Zanzani, Carletti, Lolli ed Orlandini sulla imbarcazione Gambin. Al secondo posto l'equipaggio del Barricata Fishing Club di Rovigo, mentre l'Asso Nautica è scivolata in terza posizione. Mentre stiamo registrando questa puntata del TG, sono in corso di svolgimento due campionati mondiali. In Francia sono impegnati gli azzurri della Canada Natante di Alberto Marchi a La Rochelle e non hanno avuto vita facile, almeno nella prima prova, dove sono terzi, però con un bel distacco da Francia ed Inghilterra che guidano la classifica. Benissimo stanno invece andando le cose in Grecia con il long casting. L'Italia del commissario tecnico Pietro Terraglia, che ricordiamo è campione del mondo in carica e che schiera due squadre,
ha cominciato nel migliore dei modi, conquistando per 5 medaglie nei primi 2 giorni, argento per Francesco Di Gaetano e bronzo per Alessio Massa nei 175 grammi, oro per lo stesso Massa nella categoria da 150 e poi oro a squadre in entrambi i pesi. I risultati completi di questi campionati nel prossimo TG. Simone Bialgi e Carlo Mori sono davvero una coppia fortissima. Pensate che per il secondo anno consecutivo i pescatori pistoiesi della Lenza Martin Pescatore hanno conquistato il titolo italiano a coppie nella specialità spinning da riva. L'anno scorso nel Chiese e quest'anno nel Nera, una manifestazione questa molto impegnativa, ben organizzata dalla Blackfish di Terni, alla quale hanno preso parte ben 60 coppie. Biagi e Mori hanno catturato 57 pesci, precedendo per 2 sole catture la coppia locale Vantaggi e Minelli della Amici del Clitunno di Perugia. Sul terzo gradino del podio Gian Pietro ed Elio Simoni del Rovereto 96. Il campionato italiano a coppie di carp fishing si è concluso nel bacino umbro di Pietrafitta dopo una maratona di 72 ore che ha visto impegnate 30 coppie con la cattura di oltre 300 carpe. È stato un duello fra giganti e le coppie più forti e famose hanno lottato fino all'ultimo per la conquista del titolo. Il bacino umbro di Pietrafitta ha ospitato il campionato italiano a coppie 2012 di carp fishing. La manifestazione, ben organizzata dalla società perugina Carpa Club 92 di Agello, ha visto impegnate ben 30 coppie che si sono affrontate in una vera e propria maratona nel primo weekend di agosto. 72 ore di gara in una stagione quasi torrida che hanno messo a dura prova la resistenza anche fisica dei pescatori. La gara non ha lasciato adito a sorprese, con il titolo aggiudicato alla coppia forse più forte a livello nazionale, composta da Riccardo Fanucchi e Massimo Succi, che gareggiano per il club Oasis San Donato della sezione FIPSAS di Pisa. I due, nonostante avessero in sorte una postazione generalmente non vincente, hanno addirittura doppiato i secondi di settore, sia per numero di catture che per peso, concludendo con 28 prede per un totale di 106 kg, quindi con una media di poco inferiore ai 4 kg. Il bacino umbro ha risposto come ci si attendeva nonostante il gran caldo, anche se l'abbassamento di oltre 2 metri ha messo a nudo una serie di ostacoli, rendendo il fondale insidioso e procurando diversi incagli ed anche perdite di pesce per rotture. Comunque alla fine i numeri parlano di 302 catture, circa 10 per ogni coppia, con una media di 3,5 kg. Al secondo posto si è piazzata un'altra coppia nazionale molto forte, quella composta dai friulani De Bortoli e Crosato della Garistia Zanesi Tubertini. Non a caso sono le due coppie che stanno lottando per la prima posizione nel club azzurro ad una gara dal termine. Dal punto di vista tecnico, le varie coppie, sotto lo sguardo attento del CT Alfonso Vastano, hanno dimostrato di saper padroneggiare abbastanza bene quella tecnica che ultimamente ha consentito, soprattutto ai sudafricani, di dominare la scena internazionale, ovvero il cosiddetto zig rig. Una impostazione che ribalta il tradizionale concetto di carp fishing, in quanto non si pesca a fondo e non si utilizzano le famose boilies. In poche parole, si usa un finale molto lungo, almeno 2/3 del fondale, con un'esca costituita semplicemente da una schiuma pop-up che sale a mezz'acqua. La pasturazione morbida, affondando lentamente, lascia un alone e richiama le carpe verso l'alto, dove trovano l'esca. Quando entrano in pastura, la frequenza delle abboccate diventa davvero tambureggiante. Naturalmente, questo tipo di impostazione non si pratica sempre, ma in particolari momenti sembra ad esempio che renda di più nel periodo caldo, mentre in inverno probabilmente le boilies sul fondo torneranno regine. Siamo ora arrivati al momento della premiazione, con i mantovani Bertossi e Broccaioli sul terzo gradino del podio, alle spalle di De Bortoli e Crosato, secondi, e dei vincitori Fanucchi e Succi.
Per la cronaca, l'altra grande coppia dell'Oasi San Donato, Bonazza e Farinelli, da 2 anni campioni tricolori a coppie, ha concluso al 6° posto. Alla premiazione ha presenziato il presidente del settore Antonio Gigli insieme al responsabile perugino Danilo Barbarossa. Un'altra maratona a suon di carpe, ma parliamo stavolta di pesca al colpo, è stato il trofeo Adriatic Master che si è svolta nel bacino teramano Overfish. 4 durissime prove di 4 ore ciascuna a somma di peso, condotte sia nel sottoriva che con la canna lunga, al termine delle quali il mattatore per eccellenza si è dimostrato Michele Naro della Minerva Rossoblu Timbazza, che nonostante abbia totalizzato ben 110 kg e 400 grammi, ha vinto allo sprint, pensate, per soli 7 etti su Andrea Paterna e poco più indietro Fabio Santori e Luigi Pistilli, finiti nell'ordine. Un paio di puntate or sono, lo ricorderete, Gian Rodolfo Ferrari, responsabile del Servizio Federale Acque ed Impianti, parlò della creazione di acque convenzionate FIPSAS per la pesca in mare. La prima riserva di questo genere è già operativa alla foce del Sile, in provincia di Venezia, come vediamo in alcune immagini tratte da un più ampio servizio realizzato da Stefano Sarti con il vicepresidente della FIPSAS, appunto, e con il dirigente Maurizio Natucci. Siamo qui perché volevamo farvi vedere quello che è l'ultima acquisizione della federazione, ovvero sia una prima riserva a mare fatta nell'ambito di un allevamento di militicoltura, ecco, in cui è stata concessa per la prima volta in Italia la possibilità di pescare in forma dilettantistica sportiva. Come funziona? Allora, è un allevamento di mitili di grosse dimensioni, parliamo di 76.000 metri quadri di ampiezza, in cui con una determinazione della capitaneria locale di porto è stato concesso l'uso della pesca dilettantistica. Nell'ambito di questo allevamento sono state collocate una 60ina di boe particolari in quali i nostri pescatori, i pescatori associati alla FIPSAS, iscritti alla FIPSAS, possono andarsi ad ancorare con le natanti e a pescare in un ambiente dove il pesce si raduna. Perché? Perché soprattutto protetto, perché l'allevamento non permette la pesca a strascico, quelle che pesche professionali che stanno depauperando il nostro patrimonio ittico in generale. Potremmo anche dire che, pur puntando all'attività amatoriale in mare, stiamo puntando anche a creare delle zone proprio di preservazione di quello che è questo patrimonio ittico che sta scomparendo, tant'è vero che le future riserve marine, di cui stiamo già trattando una seconda, avrà lo scopo di creare una zona di preservazione ambientale, di ripopolamento e riproduzione, nonché nursery, e attorno al quale si potrà, con regole abbastanza ferree e decisamente ambientalistiche, pescare in forma dilettantistica. Va bene, grazie allora e buon lavoro. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti. Il momento finale è rivolto al futuro. Ho detto prima, forse già, che se sono rose fioriranno. Io penso che qui di rose ce ne sono tante, fioriranno tutte. Penso proprio anch'io, guarda. Un saluto a tutti e grazie ancora alla nostra guardia che ci ha accompagnato stamattina in questa visita. Era questo l'ultimo servizio per questa puntata del TG. Io vi do appuntamento fra 2 settimane con la prossima puntata, nella quale vedremo le immagini dalla Repubblica Ceca del grande mondiale di pesca al colpo. Arrivederci.